Stamattina mi hanno detto che ci sono dei cani dentro la camera di nonno Faustino. Andiamo a vedere se è vero o no, perché si sente abbaiare. Adesso entro. Mamma dice che sta che c'è il cane? Ma chi si è fatto entrare? Ho tutto, vado a dormire, sono un po' di tutti. Mamma mia, ma qui è fuori, che è fuori? Dove sto andando? C'è. Abbaio qui! Vedi, vai qua, c'è fino a questi. Sciacqua di coglione, stati qui, stai! Vattene! Ciao, ciao! Buongiorno! Ma buongiorno! Ma buongiorno sto cazzo! No, perché? No! Perché? Perché? Ma cammina, vattene, cammina! Buongiorno! Buongiorno! Sì, buongiorno! Ma buongiornissimo! Sì, buongiorno sto cazzissimo! No! Ma vattene, mi Ma spiegami dove andavo, voglio sentirlo! affanculo da Oh, adesso sì che posso andare tranquillo, vai! Dice, ma che sicurezza hai nella vita? Che certezze hai nella vita? Ebbene sì, ragazzi, io ce l'ho. Ed è la coda per la rampa del Ponte San Giovanni, per andare a Perù. Sempre c'è una certezza. Lezione con maestro cattivissimo, cattivissimo. Fortuna Andrea, che mi porta l'acqua, numero uno, coccodrillo. Grande, numero uno, Andrea. Così ci risediamo sotto sto sole. Buono, bravo, bravissimo, gran palla. Bravo. Ottima, questa è la gran volée, bravo. Attenzione. Mimì e Cocò. Non ci apri. Ecco Mimì e Cocò. Oh, dai, che Mimì e apri. Cocò. Il capo bucato. Oh, quella più questa Valeriana. Almeno stai più tranquillo. Almeno stai più tranquillo, la Valeriana ci vuole. Ormai questa collaborazione va avanti da un po'. Voglio salutare il mio amico Doc, che sa sempre darmi dei consigli ottimi per fare dei profitti. Se volete farlo anche voi, fate swipe. Arsughe? Ma sei strano. Guarda, guarda bene, guarda bene. Guarda, dai, guarda. Vabbè, qua c'ho la capoccia. Guarda che faccia da tonto che c'è. Vabbè, ci avrò la faccia da tonto. Te sciacque di coglioni! Che cosa mi è arrivato? Che spettacolo. Grazie mille, Mattia. Mattia, sei il numero uno. Saluta Mattia o no? Ciao Mattia! Meglio! Ciao Mattia! Meglio! Ma va! Chiappa! Tu sei un figlio da mignolo! Chi è? È un figlio da mignolo! Chiappa, chiappa, chiappa! Chi è? Chi è? Chi è o no? È un figlio da mignolo! Chiappa, Rocco! Chi è? Se lo incula proprio. Ruba tovaglia. Numero 7, so io il numero 7. Prendete! Numero 7. Tu sei uno stronzo, 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 stronzo. Ma sono il numero 7. Numero 7 o no? No, tu sei il numero 6, stronzo. Come? Tu sei stronzo. Come? Sei stronzo! Guarda come ride sotto sotto, perché ruba tovaglia, gli piace, è un gioco che appassiona la gente, ruba tovaglia. Tutto il ganzo, ma in realtà apparecchio sempre, sempre io. Poi guardate questa tovaglia, cioè che tradizione che c'hai di qui dentro. Dice, queste sono proprio le tovaglie dei nonni, proprio quelle, te tremano i bracci? Che te tremano? Fammi i coglioni! Arzugo, no? Oh, che arzughe? Oh no, che arzughe? Oh, che arzughe? Un coglione. Oh.
Codrilli, secondo voi cosa devo fare? Cioè, voi meglio in questi casi una brutta verità o una bella bugia? Quando per il momento non fatelo sapere in giro, non ditelo a nessuno, ma io adesso da Tia Perin, che cazzo gli dico che... mentre non manco, cioè, veramente belle tutto quanto, però mi si è sbagliato numero. Guarda, proprio un po' io c'ho una pianta più larga di una porta aerea, ma come faccio adesso così? Pronto? Oh, mi senti? Samu, ce la fa? Ti disturbo? No, dimmi. Senti, ma tu ti ricordi come me l'ha messo? Mi ricordo? Sto cazzo! Signor Fausto! Fausto! Lei sta cagando troppo, è un controllo! Oh, adesso sì! Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Nella macchina così, che gli vuoi dire? Cioè, che gli vuoi dire? Arresto. E come mai? Per eccesso di cacca. Ah. Sei in arresto. E vabbè. Fammi toccare una puccina. Fermi te. Ah. Dai un bacetto. Ci vediamo sti giorni, va bene? Sti giorni. Prossimamente quando? Su Italia 1. Va bene? Domenica. Va bene domenica o lunedì. Anche prima, dai. Fermi te. Io ti chiamo sempre, bel puncino. Beh, mi chiami, ma è da sta ferma che le mani. Dai un bacetto. Ciao! Ciao! Sei contento? Sì! Stai in ferie, vedi? Due giorni di ferie! Già, scialo! Adesso scialo, dai, vai dagli amici, fai le tue cose! Oh, bel teatro all'aperto, stai bene! Beh. Eccoci qua! O dove si va secondo voi? O dove si va? O dove si va? Parlano un po' così, con la luce alta alta! Ovvia! Ovvia! Vi dicevo... Stamattina alle 8:30 c'era un casino. La certezza qual è? Che alle 17:11 ci arriva il casino uguale. Qui questo posto è fatto per esserci il traffico. Arrivati, intanto ecco, rivediamo il grandissimo Lapo. Sopravvissuto. Cioè sembra di stare su un museo. Lo profile. Ma vabbè. Abbastanza pieno di segni. Mamma mia, è un museo. Cioè, tutto il cortile per me? Ma pazzesco. Che posti. Tu là poi c'hai dei posti pazzeschi. Complimenti. Numero uno. Guarda dove sono portato. Che? Davanti alla casa di Dante. Madonna, fatevi da te il culo. I tuoi amici, di Perugia, tutti il resto del mondo. Non sanno che io ero accanto a te quando... fatto il volo, quello lì con... È vero, col pupazzo gonfiabile. Pensavo di portarti in motorino in ospedale, invece ti sei alzato. Certo. Con una nonchalance. E io, i miei amici devono sapere che io non ti ho mai visto dritto, è la prima volta. Hai visto? E qui non siamo mai alla focaccia, ma... La ficaccina. Fanne vedere in pezzo, fanne vedere in pezzo. Questa è la ficaccina del generale, quando volete, casa di Dante, fai vedere la casa. E via, guarda. Casa di Dante. La ficaccina. E via. Fate di Dante. Poi parliamo di Moema. Raga, che cazzo volemo di? Dai. Questa è l'Italia, ragazzi. Che volemo di? Sempre l'emozione. A Firenze sarò venuto, penso, 3 miliardi di volte, perché prima del Covid ci venivo una volta al giorno. Però è sempre l'emozione, raga. Ma di che volevo parlare? Vabbè. Allora, mi vergogno a fare sta storia. Perché mi stanno a passaggiare la bistecca di tofu. Mangiabile, come cazzo? Mangiabile, ma come cazzo ti viene in mente di chiamare la bistecca questa? La bistecca è una!
bistecca di tofu, ma vaffanculo, di tofu. Ma la, cioè, raga, stiamo alla deriva. Datemi retta. La bistecca è la bistecca. Bistecca di tofu. Ma puh! Ma veramente. Bistecca di tofu. È come di porchetta di tofu, ma raga, ma di che stiamo a parlare? Non esiste, per me non esiste. Poi, rispetto, ma non condivido. Ma non condivido. Cioè, in sapore, in odore, l'unica cosa che sente è un po' di popcorn. Ma ne stiamo al cinema qua. Non stiamo al cinema. Questa bistecca, ma di che?